Bentornati, io sono Sean e oggi continueremo Pokémon Spada. Oggi andremo finalmente allo stadio di Galwick. Se non riesco a perdermi, che è di qua, se non sbaglio, qua in fondo, no? Dovrebbe essere qua in fondo. Eccolo qua. Finalmente ci siamo. Tu hai da dirmi qualcosa? Alla gente di Canto di Galar piace fare la fila. Cosa vorrebbe dire? Il mondo si ferma un attimo per guardare lo stesso incontro. Questo vuol dire che le persone in ogni angolo della Terra possono parlare della stessa cosa. Bene. Siete inutili. Qua cosa abbiamo? Ok, sì, ma non vendete niente? Vabbè, non vendono niente, ok, mi fate perdere tempo. È un vero Corviknight. Ah no, grazie, non devo andare da nessuna parte, grazie. Ce l'ho anch'io il volo taxi, quindi non so cosa vuoi servirmi. Ci dovremmo comprare qualche cosa. Per esempio, ho 277.000 pokédollari, molto bene. Andiamo di rivitalizzanti, che ne ho 5, direi 16, vanno bene, vanno bene. I cura totale, che ne ho 1 e mi servono, non si sa mai. E perfino, direi l'iperpozione, che ne ho 4, ne prendiamo una ventina. Perfetto, siamo a posto. Direi andare subito allo stadio per evitare di perdere tempo. Aspetta, cosa hai da dirmi? Che non mi interessa andare allo stadio per vedere gli incontri, io ci voglio andare per partecipare. Va bene, sei solo un cane che non capisce niente, va bene. Tu che mi dici? Mia sorella non la smette di cantare con questo coro, è una fan svegata dei Dandel. Brutto coro, signorina, fa proprio schifo. Ah, certo. Ok, tutti fissati per Dandel, mentre noi andiamo allo stadio. Qui c'è l'Exception. Pensa, sono stato il primo in assoluto a iscrivermi, sono l'allenatore numero 1. Quindi questo fa di me il numero 1, no? Sì, il numero 1 dei minchioni. Perfetto, qua c'è anche Mary. Morpeco, ancora qui sei. Dopo la lotta della sfida delle palestre siamo rimasti in 4, i migliori, ok. Ora dobbiamo conderci la vittoria nel torneo delle semifinali. Certo, ma siamo io, te, Mary, e chi c'è dopo? Manca uno. Se non sbaglio tu sei Sean, ho seguito tutte le sue sfide. Se qui per iscriverti vero, allora devo controllare le tue medaglie. Bravo. Già, e già si inizia, perfetto. Ok, non so chi è, non so chi è il primo che dovremmo affrontare, ma direi di tenere Inteleon. Tu che mi dici? Niente di utile, vai a cacare. Bene. Ok, questa cosa dovremmo fare, ma già subito dobbiamo sfidare qualcuno? Ma dobbiamo sfidare lei per prima, così, senza niente, neanche un po' di preambolo, un po' di contesto, niente, così. Va bene, sapevo che avresti ottenuto tutte le medaglie e che alla fine ti avrei incontrato qui, lo sapevi solo tu, però. La sfida delle palestre ho deciso di farla un po' per mio fratello, un po' per ridare vitalità a Spikeville e altre cose, giusto. Ma alla fine resta il fatto che voglio diventare campionessa, soprattutto per me stessa. Quindi preparati, perché sto per mandare tutta la squadra a fare, tutta la mia squadra, tutta la tua squadra a fare un bel sonnellino. Ma no, per favore, dimmi che almeno hai tolto Morfeco, non lo voglio vedere, quello è una peste. Parte la sfida di Mary, allenatrice. Leopard. Noi mandiamo Inteleon. Se vuoi diventare campionessa ti devo annientare. Sogna pure, bella mia. Livello 47. O possiamo andare anche di retromarcia. No, tiro mirato dovrebbe bastare. Attaccalite. Tiro mirato, secondo me con un colpo ce la possiamo fare. A farlo secco.
Infatti. Bye bye Leopard. Intel una 50. Quanti Pokémon ho? Morfeko? No, per l'amor del cielo. Tipo buio, quindi direi Scrafty. O Ciocchi. No, ho sbagliato tasto un'altra volta. Ti prego, voglio che vai giù senza che mi tocchi. Vai con tiro mirato di nuovo. Ah già, acquapato allora. Ah, bye bye Morfeko. Sei solo un triste ricordo per me. Scrafty. Qua ci mettiamo Ciocchi, che gli fa Magibrillio e in un colpo va capo. Vediamo se riesco a fare tutta la sfida con un one hit, con un colpo solo per far mandarlo capo. Vediamo. Se questo mi va a segno e va capo, sono già 3. Magibrillio. Tre capo in un colpo. Vediamo se riesco ad andare avanti così. Flygon da 51. Toxicroak. Veleno. Lotta, quindi no. Teniamolo. Vediamo se possiamo farla finita con Eterelama in un colpo solo. Eterelama. Vediamo se fa così ancora KO. Perfetto, sono 4 KO in un colpo solo. Stiamo procedendo molto bene. Ora abbiamo Grimmsnarl. Forse ho in mente chi è. Dovrebbe essere l'evoluzione del folletto lì. Folletto buio, come che capita si chiama. Quindi folletto buio, ci metterei Roselia. Roserade, scusate, ancora sono indietro. Direi veleno folletto. No, veleno buio, quindi sì. Roserade. Anche qui al mio proposito di mandarlo giù in un colpo, ma mi sa che non ce la facciamo. Tutto il team Yell è con me, devo vincere per loro. Ci puoi provare. E infatti avevo ragione, è lui. Molto bello anche lui, uno dei pochi di questa regione che mi piace assai. Bene, Dynamax e Dynacorrosione. Anticipiamola. Vediamo se riesco a metterlo a KO in un colpo anche lui. Vai Roserade. Ora si Dynamaxizzerà anche lui. A differenza di mio fratello io non mi faccio problemi col Gigamax. Con la Scuroball. Lui è cambiato. Cambia un pochettino. Bello anche lui. Attacchiamo prima noi? Dai che lo facciamo secco in un colpo, Rosary, dai. No, c'eravamo quasi. Non abbiamo potuto finire la lotta con 5 KO con un colpo. Fa niente, fa niente. Ho passato tanto tempo per funzionare questa mossa e l'ho tenuta in serbo per te. Sei troppo gentile, ma non dovevi. Gigatorpore. Tipo buio. Bella mossa. Ma io ti vado di nuovo di Dynacorrosione. La ricarica totale. Dai. Non potevi farlo prima questo, Cribio. Che facevamo 5 KO in un colpo. Da 5 volte KO con un colpo. Mannaggia. Roserade 49. È stata abbastanza semplice la lotta. Sì, ho perso, ma almeno mi sono rifatta gli occhi con le vostre mosse strabilianti. Troppo gentile, Mary, grazie.
Il pubblico di questo stadio non ci ha tolto gli occhi di dosso per un solo istante. Li sentivo fare il tifo per me e i miei Pokémon. È stato bello. Certo, ho perso, ma ho mandato il pubblico in visibilio. Non è poi stato tanto male. Seguirò il resto del torneo dagli spalti, assieme a mio fratello e a tutti gli altri. Non vedo l'ora di scoprire chi sarà a sfidare il campione. Allora, sarò io. E secondo, io ho mandato lo stadio in visibilio, non tu. Ma ancora, non ho ancora deciso se farò il tifo per te o no. Beh, vedremo. Alla prossima. Bene, ciao Mary. Sean, guarda che ti aspetto in finale. Dopo aver visto il tuo incontro ho capito una cosa: devo vincere a tutti i costi. Io e la mia squadra non potremmo essere più carichi. Ma dobbiamo sfidare lui o no? Scusa, mi dispiace disturbarti, volevo solo dirti che l'incontro è già terminato. Lo sfida per l'estero ha riportato una vittoria schiacciante. Entra pure nell'arena non appena sei pronto. Grazie, non mi dice manco chi è il mio avversario. Io come faccio? Ci metterei Roserade davanti che si deve allenare un pochettino. Ehi, spostati sopra. Oh. Andiamo. Anche se non sappiamo chi è il quarto contendente. Chi sarà mai? Chi è il nostro avversario? Chi sarà mai? Ah, è lui! Ma scusami, ha appena lottato, sto cretino! Mi è tornato in mente all'improvviso quando siamo partiti da Furlongham, ricordi? Quando mio fratello ci ha dato il nostro primo Pokémon. Che strano ritrovarci qui, a un passo dal trionfo, faccia a faccia. Ma sono qui per mantenere la promessa che ti ho fatto quel giorno. Preparati perché sarò io a vincere. Op, ti dico la stessa cosa che ho pensato il primo giorno che ti ho incontrato. Puoi sempre provarci, ma non ce la farai mai. Op, allenatore. Manda è Dabwul. La pecorella la chiamo io. Bene, direi di cambiare perché non è. Quanti Pokémon hai? Sfidarsi nel giardino di casa è stato divertente, ma battersi in uno stadio è tutta un'altra cosa. Ma va? Quanti Pokémon è? 5. Ok, ci mettiamo Scrafty. Cotton Scudo, cosa fa? Breccia. È più veloce lui. Non ti paralizzare. Non ti paralizzare. Bravo. Così poco ha tolto. So bene che stai cercando a tutti i costi di mandare a segno una mossa super efficace. Sei intelligente, Op. Non me l'aspettavo questa cosa. Direi di andare di nuovo di breccia. E secondo me invece tu stai cercando di paralizzarmi il mio Scrafty. Perché sei un cane, come del resto, puoi dire. Ecco, ora mi sa che usa ricarica totale per giunta. Immaginavo, sei prevedibile. Questa lotta durerà più del previsto. Ma Kribio, Scrafty, non stare lì a fare niente. Fai un brutto colpo, fai qualcosa. Ok, breccia di nuovo. A pensarci potrei fare facciata, che è paralizzato dovrebbe avere un effetto ancora maggiore. Contropiede. Cribbio, questo non me l'aspettavo. Che te ne pare? Seguendo tutte le sfide di mio fratello ho imparato parecchie strategie. E proprio adesso tu dovevi essere paralizzato, giusto? È giusto, no, Scrafty? Non mi piace usare gli strumenti mentre lotto, ma non ho voglia di perdere Scrafty. Usa lui contropiede ancora. Va bene, Scrafty, va benissimo così, dai. Vai con facciata. Bravo. Ok, double KO. Arroganza si attiva. Crafty al 51, Togetic al 58,
Snorlax. Snorlax. Abbiamo pure arroganza dalla parte nostra. Direi di curarlo, perché non mi fido di Snorlax che fa corpo scontro con pure lui. Martel pugno tipo lotta. Sapevo io che non mi devo fidare di te. Ok, è diventato un pochettino più forte. Breccia. Wow, by Snorlax. Di nuovo arroganza. Direi che possiamo tenere lui. Tenevo tutta la lotta se non fosse paralizzato. Frozlass al 51. Corviknight. No, dobbiamo per forza toglierlo. Ci metto Inteleon, che è l'unico che può contrastare il tipo acciaio. Manca poco e sale di livello pure lui. Agitazione. Direi di andare acquapatto. Bellissima animazione, non mi stanco mai. Viso truce, ecco, questo diminuisce la velocità. Quindi secondo me il prossimo turno attacca lui. Tiro mirato. Bullo. Io confido in te, non fallire. Non fallire. Bravissimo Inteleon. E bye bye Corviknight. Inteleon a 51. Roserade manca poco a 50. Pinkurcine. Che cavolo di Pokémon è? Tipo elettro se non mi ricordo male. Quindi Flygon. Metti quel cosino inutile, dai, mettilo. Che fa perdere solo tempo. Terremoto e bye bye Pinkurcin. È stato bello. Il tuo muso sembra delle chiappe, però fa niente. Cinderace. In effetti potrei tenere pure lui. Teniamo lui, che tanto sta anche salendo di livelli. Si mette male, ma non è ancora detta l'ultima parola. Te l'ho sempre detto, siamo alla fine di una lotta. Tu sei con un Pokémon, io ne ho 6. È normale che ormai sei finito. Non è che puoi battere tutti i miei Pokémon con uno solo. Andiamo di terremoto, finiamolo, dai, con questo. Desiostella esaudisce la speranza che ho riposto in te. Libera, dai, mi sono scordato che fai il Dynamax. Errore un pochettino da principiante questo, però fa niente, dai. Cinderace. Attacchiamo noi per primo? No. Dynajet. Volante. E ci ha tolto un bel po'. Terremoto. Ora per non... Ma sai che facciamo? Vediamo se siamo così fortunati da batterlo senza usare il Dynamax. Direi di sì, perché usa Dynapugno, quindi... Abbiamo vinto neanche senza neanche usare il Dynamax. E questa è un'umiliazione in più per Teo. E bye bye Hop. Perfetto, Flygon 52. Baraonda no, che non ci interessa. Il futuro campione ha perso. Grazie Sean, sono felice di aver condiviso questo momento con te. Io no. Ok, il torneo delle semifinali, tenutosi fra tutti i valenti allenatori che hanno superato la sfida delle palestre, si è concluso. La vittoria va a Sean. Perfetto, sono il contendente di Dandel. Ricordi quando Sony diceva che saremmo potuti diventare i nuovi eroi di Galar? Sinceramente io non sono mai stato convinto di averne la stoffa.
È chiaro invece che tu sei destinato a grandi cose. Grazie. Vabbè, Rose Raid ha fatto una cippa tutto il tempo, però. Oddio, it's champion time, ragazzi, it's champion time. Che lotta, sono rimasto senza parole. Ero così emozionato che non sono riuscito a trattenere le lacrime addirittura. Se ripenso a tutto quello che avete affrontato insieme, siete partiti dalla stessa città. Nel corso dei vostri viaggi avete formato delle squadre eccezionali, vi siete sfidati dando il massimo. La bruciante voglia di vincere, la determinazione in ogni mossa scatenata. È stato un incontro di una purezza esemplare, da tutti i punti di vista. E pensare che c'erano allenatori che all'inizio hanno esitato a sponsorizzarvi. Sì, e tu eri uno di quelli, o sbaglio? Ok. Entra nel campo. Ah, già si lotta? Così, subito, boom. E no, non si lotta subito, eh. Ma che caspita di domanda! E non rompere, sono felice, va bene. Ok, non vorrei dirgli niente. E diciamo vorrei ringraziarlo. Basta. Certo. Ma sono sempre quelli che ho sfidato io. Ok, stiamo aspettando Dandel. Ginepro, è arrivato Ginepro, ragazzi. È andato alla Rose Tower. Ok, ci accompagna Ginepro. Compagni di Ginepro, dai. Bene, ragazzi, direi di concludere qui l'episodio dopo aver battuto Mary e Hope. Concludiamo l'episodio. Io vi do appuntamento al prossimo episodio di Pokémon Spada in cui andremo a cercare Dandel. Per il momento è tutto. Ricordatevi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, mentre noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.